Sara, allora lo chiediamo anche a te, le emozioni che hai vissuto durante la finale che vi ha portato a vincere questa bella medaglia olimpica d'oro che porti al collo? Beh, devo dire che vabbè, dopo la semifinale, quando siamo entrati in finale, ero incredula del fatto che insomma avevamo finalmente scritto la storia e sono stati dei giorni in cui ho fatto fatica a dormire e, insomma, c'erano tante emozioni che però andavano tenute ancora un po' a bada, no? Perché comunque dovevamo giocare la finale e dovevamo essere lucide. Quindi durante la finale ancora prevaleva un po' quello, no? Prevaleva il concetto del pensare palla per palla, del non perdersi nei pensieri che avevamo appena vinto una medaglia olimpica. E niente, devo dire che le emozioni poi sono arrivate tutte all'ultimo punto e soprattutto poi quando siamo salite sul palco. Lì, diciamo, il momento in cui ci hanno consegnato la medaglia, in cui abbiamo cantato l'inno, è stato da brividi, perché comunque poi anche chiudendo gli occhi si sono passati davanti tutti i momenti che ho vissuto, no, durante la mia carriera, e i momenti qua, i momenti dell'infortunio, diciamo che mi è passato davanti un po' tutto il sacrificio e la fatica che ho e che abbiamo fatto per arrivare dove siamo arrivate, quindi niente, questo. E le emozioni non sono certo finite, perché adesso sta per iniziare un'altra annata molto impegnativa con l'Imoco. Sì, è vero, sta iniziando un'annata dove ci saranno 5 trofei importanti da conquistare e devo dire che sono molto carica e molto positiva. Anche stamattina prima di venire qua avevo comunque un po' di farfalle nello stomaco, perché c'era tanta voglia di tornare in palestra, di conoscere tutte le ragazze nuove, di creare ancora una volta un'alchimia vincente e insomma di godermi questa stagione, di divertirmi insieme a loro e di continuare insomma a scrivere la storia di questo club. Quanto sei gasata tu e con questa squadra a pensare di giocare con tante compagne di questo livello? Beh, è una cosa che qua a Conegliano succede spesso, no? I roster sono sempre dei roster incredibili e io ripeto sempre che in questo è bravissima la nostra società, tra Pietro, tra Dani, tutti quanti a scegliere le persone giuste, gli incastri giusti, perché alla fine secondo me il nostro punto di forza è quello, cioè noi riusciamo sempre a trovare un gruppo che si unisce senza far troppa fatica, no? Ma per le varie personalità e dal punto di vista tecnico. Quindi nulla, io sono solo contentissima. Per me forse questa medaglia olimpica cambia molto di più a voi che a me. Io mi sento sempre la stessa, sono sempre la Sara che ha voglia di lavorare, che ha voglia di divertirsi con le compagne, e quindi insomma credo sia questo insomma il punto fondamentale su cui continuare. Riparte però la caccia a Conegliano, nel senso che siete voi tutte in Italia e in Europa che verranno a cercare di detronizzarvi. Sì, e questo è così, qua a Conegliano è così. In questi ultimi anni abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, quindi è normale che le altre squadre cerchino insomma di raggiungere il nostro livello e di spodestarci. È una pressione, se vuoi, con cui noi dobbiamo convivere, ma è una pressione che secondo me è bella, cioè nel senso dover dimostrare tutte le volte di essere i numeri uno è una gran cosa, è una grande responsabilità, soprattutto verso la società, verso i tifosi, verso tutti, però fa parte del nostro lavoro e forse anche un po' il bello, ecco. A Parigi avevate un rito, una canzone, qualcosa di strano, voglio dire che... Di strano no, avevamo il nostro mantra che era il qui ed ora, nel senso che è stato un punto su cui abbiamo pensato molto, nel senso di andare punto per punto, momento per momento, partita per partita, e questa cosa qua ci ha permesso di rimanere tranquille, di goderci un po' di più l'esperienza, che vuoi non vuoi le Olimpiadi ti portano sempre tanta pressione, perché comunque è il torneo dei tornei e
quindi bisogna un po' combattere e normalizzarlo, e devo dire che noi con questo motto e col fatto che insomma alla fine eravamo al di fuori del villaggio olimpico, magari abbiamo vissuto un po' meno lo spirito olimpico, però l'abbiamo un po' normalizzato e siamo state un po' più tranquille e serene. Ecco. L'hai vissuto anche tornando a casa con la festa che ti hanno fatto, sì. No? Com'è andata? È stata una gran bella festa, non mi aspettavo, insomma, io manco da Piombino da tanti anni, torno veramente poco perché alla fine sono sempre qua a Conegliano, e è stato bello vedere tornare, vedere che insomma ogni due passi che facevo c'era qualcuno che si congratulava con me. È stato bello rivedere anche le persone che hanno fatto parte appunto della mia crescita e i miei primi allenatori. E, sì, è stato, mi hanno fatto anche emozionare sul palco, forse è stato un momento in cui proprio non avevo pianto fino a quel momento, forse una lacrimuccia sul palco quando ci hanno dato la medaglia, e poi lì là sono proprio partita, cioè ho lasciato andare tutte le emozioni, è stato bello.